Radio S. Pulsazioni sonore, pura energia musicale. Radio S. Abbiamo i nostri microfoni. Marzia Mastrogiacomo, direttore del Consorzio Lotterie Nazionali, che gestisce la concessione del Gratta e Vinci, appunto. Questa occasione c'è una sorta di gemellaggio con il cinema. Gratta e Vinci è vicino al premio Solinas per presentare dei cortometraggi che verranno premiati qui stasera. Sì, appunto il connubio con il cortometraggio da parte di Gratta e Vinci nasce da un'idea che era quella di un po' associazione con appunto il cortometraggio, che è apparentemente semplice, veloce, di facile fruizione, ci ricordava un po' il Gratta e Vinci come gioco, no? Divertente, veloce, semplice, ma dietro in realtà c'è una grande, appunto, una grande professionalità, grande sforzo, grande talento da parte di questi ragazzi che hanno fatto questa iniziativa. E un po' ci piaceva premiare per bravura, abbiamo detto, non per fortuna, per una volta nella vita. Quindi abbiamo individuato insieme al premio Solinas questo filone, appunto, dei cortometraggi per aiutare dei giovani talenti a venire fuori. E quindi è stato un anno che ha visto la parte di presentazione delle candidature, da parte delle sceneggiature, da parte dei ragazzi, poi di selezione attraverso la giuria, di realizzazione dei quattro cortometraggi che sono stati ritenuti più interessanti, e poi la distribuzione nelle sale cinematografiche durante l'estate, che ha consentito poi la votazione popolare, che stasera appunto ha avuto poi la sua celebrazione con l'esito del cortometraggio più gradito al pubblico. È la prima volta che Gratta e Vinci si interessa di cinema? Sì, è la prima volta, e è il primo anno questo. Abbiamo fatto in passato altre iniziative, però sempre legate al mondo anche della cultura, al mondo della musica, insomma, da sempre il gioco pubblico attraverso appunto Gratta e Vinci, attraverso il gioco dell'otto, insomma attraverso tante iniziative ha finanzia comunque attività culturali e anche artistiche, sociali, insomma comunque è un ruolo importante quello che ha poi il gioco pubblico nel finanziamento delle iniziative. E quindi quest'anno abbiamo voluto un po' iniziare un percorso che speriamo poi di proseguire con coerenza nei prossimi anni sul cinema cortometraggio. Ah, sempre su cortometraggio, pensate? Sì, per il momento sì. Sì, perché devo dire che ci siamo avvicinati quest'anno anche con grande rispetto verso un mondo che non è assolutamente affine a primo impatto, perlomeno, al mondo del gioco, e quindi con grande rispetto della professionalità e delle dinamiche di un mondo come quello del cinema, abbiamo osservato, abbiamo imparato, abbiamo capito come i due mondi, diciamo, avrebbero potuto interagire dandosi un beneficio reciproco. Per il cinema dei cortometraggi sicuramente una possibilità, no? Di in più, essendo magari finanziati, di venire fuori, per noi una possibilità.